Ciao a tutti, io sono Gnagna e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare la reaction alla 6x16 di Vikings, quindi la sesta puntata della 6B, che non solo conclude la sesta stagione, ma anche la serie in sé. Per adesso mi sono piaciute abbastanza le puntate che abbiamo visto di questa 6B, però vediamo, prima di dare un giudizio, concludiamo tutte le puntate uscite e vediamo un po' come reagire alla sesta della 6B. E niente, partiamo subito. Attenzione agli spoiler, ovviamente. Anche nei commenti segnalate tutti gli spoiler possibili. E quindi, niente, detto questo, possiamo partire con la puntata. Cosa succede? Saranno i russi. C'è soltanto una nave. Allora, fatela attraccare al porto. Così siamo a casa. Cosa stai pensando? Che potrebbe essere stato un errore, dopo tutto. Si vede un film. In serie TV. No, fra un po' metto a studiare. Seguitemi. Vi porto da Reara. Onore a te, Reara Alfaire. Onore a te, mia moglie, la regina Ingrid. Regina Ingrid, spero concederai un passaggio sicuro ai marinai rossi che ci hanno portato fin qui. Certamente. Non ci aspettavamo di trovarti sul trono. E io dal canto mio non pensavo certo che voi sareste stati i primi a fare visita. Lei operano per vie misteriose. Questo è vero, Ivar Senzos. Perché siete qua? Questa è casa nostra. Avete combattuto con i russi. Per rivendicare il regno. Contro vostro fratello. A volte ci si scontra. Anche di combattere per fazioni opposte, questo lo sai molto bene, Re Harald. La gente di Kattegat vi odia. Finché resterete qui, sarete in pericolo. Noi siamo i figli legittimi di Ragnar Lothbrok.
Kattegat non onorino non venerino più il nostro padre. E inoltre, se sono disposti ad accettare te come re, di sicuro accetteranno anche noi come tuoi sostenitori. Se siete davvero miei sostenitori, il vostro arrivo potrebbe rafforzare la mia posizione, renderla più legittima. Credo che dovremmo preparare un banchetto per festeggiare questo nuovo e imprevisto accordo. I figli di Ragnar sono tornati a casa per dare sostegno al nuovo potere. Sembra tutto così perfetto. Non siete d'accordo? Secondo me la troveranno lo stisolo, cioè non è possibile che non esista. Stasera abbiamo molte cose da festeggiare. Due figli di Ragnar sono ritornati a casa. Erano liberi di scegliere di andare in qualsiasi altro luogo del mondo in cui la fama gli avrebbe garantito una calorosa accoglienza. E invece sono tornati a Kattegat, agli origini. So bene che molti di voi non sono favorevoli al loro ritorno. Avete brutti ricordi, vi sentite traditi. Ma devo ricordarvi che gli dèi si perdonano sempre tra loro. Beh, non sempre, non hanno perdonato Loki per aver ucciso Baldur, figlio di Odino, ma l'eccezione conferma la regola. La maggior parte delle volte gli dèi, essendo umani, comprendono la natura umana, comprendono la gelosia, comprendono l'ambizione e capiscono che le persone che si amano possono trovarsi uno contro l'altro e uccidere coloro a cui tengono. È capitato anche a me, io ho ucciso il mio unico fratello. E me ne pento ogni giorno. Ivar rimpiange il modo in cui ha regnato. Era giovane. La responsabilità era troppo grande e non considerò gli insegnamenti di suo padre. E suo fratello Witzerk non avrebbe mai voluto uccidere la Gerda. Come avrebbe mai potuto desiderare di uccidere una dea? Entrambi hanno ammesso il loro dolore e i loro errori. E sono venuti qui per ricevere il giudizio del loro popolo. Sappiamo quel che hanno fatto, ma loro sono anche figli di Ragnar.
e dovremmo essere contenti che abbiano deciso di tornare qui e che condividano il futuro con noi. Allora dici, Ivan, è vero che tu sei un dio, come ci hai detto? No. Non uccide. Figura di merda. Ma cosa? Perché? No, vabbè, cioè io volo. Cazzo, mi ridete. Non ho capito. Vabbè. Non c'entra proprio niente. Siete abituati ad avere potere e autorità. Ma può esserci soltanto un re. In tempi di pace, e se i russi non intendono attaccarci ancora, voi che cosa farete? Voi uomini vi annoiate facilmente. Bramate la passione e le sfide. Cosa vi resta da fare? Oltre a scontrarvi e combattere. Cosa ti prende adesso? Non so. Non so che cosa fare. In che senso? Non penso che il mio destino o il tuo sia qui. Ma poi, dall'altro canto, non ho idea di dove dovrei andare. Sembra di stare su una piccola barca, verso nel mare, nessuna terra all'orizzonte, non ho uno scopo, il mio viaggio non ha senso. Ti senti mai così? Mi sento perso di così tanto tempo che non conosco altre sensazioni.
Quali sono i tuoi primi ricordi? Non ricordo niente della mia giovane età. È impossibile. D'accordo, allora. Detestavo tutto. L'infanzia. Volevo solo crescere, diventare grande. Scegliere chi avrei voluto essere. Quel che ci hai detto? Ve l'ho detto per rendervi felici, per riconoscere, identificarmi. Non mi serve il tuo conforto. Sei sicuro? Comincio a essere stanco dei tuoi giochetti e della tua riluttanza a essere onesto. Io mi guardo intorno e vedo la verità. Dove siamo? E cosa siamo diventati? Non dirmi che stai cominciando a perdere la fede, Rupert. Non tu. Non può succedere a te. Può succedere a tutti. Morto. Cos'è successo? È morto stanotte. Sua madre mi ha detto che beveva l'acqua del mare. Se non ce l'hanno l'acqua, che danno fa? Posso dargli questa? Sono stato lontano, peggente. Non ti ho salvato, poiché sono cieco e potessi che io non vedo niente. Forse non dovevo ritornare. Harald sospetta che io sia venuto qui a spodestarlo. Probabilmente dovrei, dal momento che potesto l'idea di sentirlo. Che voglio diventare prima. Non metti insieme le cose. Pensa a tuo padre, seduto qui, a sognare di raggiungere luoghi del mondo sconosciuti e lontani. Non lo ricordi? Il mio destino non è qui. Io non posso consigliarti. Sti flashback così. Mio caro fratello, devo congratularmi con te per la tua morte. È stata leggendaria come tutta la tua vita. Chissà come Odino avrà festeggiato per il tuo arrivo nella sua dimora. Gli dèi
avranno alzato le loro corna ricurve per salutare Bjorn la corazza, figlio di Ragnar. Quando ti raggiungerò, non ci saranno festeggiamenti. Forse avrai una parola gentile per me, ma questo peggiorerà le cose. Sappiamo che non sono io. Non merito un posto nel Valhalla. E le porte si apriranno soltanto perché anch'io sono figlio di Ragnar Lothbrok. Che cosa ho fatto nella mia vita? Cazzo. Sono stato un ubriaco. Un immorale. Ho abbandonato Ube. Il fratello che amavo di più. Ho ucciso la verga. Le due donne che ho amato hanno avuto una fine miserabile. Non mi sono mai sposato. Non ho mai avuto dei figli. Ho seguito Ivar come se fosse un'ombra. No, non so neanche perché. Gli dei mi disprezzeranno. Ma questo ormai lo saprai benissimo, Bjorn. Sentirai le loro conversazioni, le loro risate. Non si piange. Una tua parola gentile potrebbe solo lacerare la mia anima. Non devi pensare queste cose di te. Chi sei? Un fantasma? No. Il mio nome è Idun. E so tutto di te. Che stalker. Passerò la notte con te. Se lo desidererai. Ah, così. Di punto in bianco. Vabbè, grazie. Così ce l'hai fatta. Sì, è quel che pensavo. Vuoi dire che non è così? Non so perché dovrei dirtelo, ma dal momento che tu sei un dio, sai già ogni cosa. Certo. Forse non è questo il mio destino. Cioè, tutto sto casino, vedi qua. Ho sempre immaginato che regnare fosse la mia sorte. Volevo essere re di tutti, non re. Ho anche sfidato Bjorn alla corazza per quel titolo. E ho ingannato per ottenerlo. Ma adesso non so più se l'ho mai voluto davvero. Ma per... cioè, tutto il casino che ho fatto. Pensavo di poter reinventare me stesso, essere la persona che ero un tempo, quella persona che voleva un trono, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per poter governare. Ma stare seduti lassù non significa nulla. Del potere provoca dentro di noi una sorta di follia. La follia senza lei che fare. Lo sei d'accordo? Non sei d'accordo, Aya?
Secondo me no. Ammettilo. Sì. Sì. È vero. Non sono sicuro che questo posto mi piaccia. Non desidero davvero governare Kattegat, anzi credo che per me sarà perfino noioso. E nel frattempo sono sposato con una strega che senza dubbio non mi ama assolutamente. E la donna che io amavo davvero è morta. E ne sono anche responsabile. Non iniziamo a parlare da voi. Puoi parlare con i tuoi fratelli, invece. No, non sono, sono solo. No. Tuo fratello Alfdan è qui. Ti sta ascoltando in questo momento. Così come mio padre, mia madre e i miei fratelli. Sono tutti intorno a noi. Non credo in questa. Marad che si commuove. Alfdan se n'è andato. È da molto tempo ormai. L'ho ucciso io per lui. Credi che verrebbe a farmi visita? Ma che ne sai? Neanche questo, sai. Che sta a fare chi sei? Vizzer che proprio voglio, che ha cuore. Seguendo nessun ordine. Ti ho osservato tutta la tua vita. Ho condiviso le tue gioie, i tuoi dolori. Che posizione. E per questo ho deciso di venire da te. Te lo meriti. Tu resterai con me. Solo fino all'alba. Ma l'alba è ancora molto, molto lunga. Beh, un po' di contentezza. Non piangere più, dolce Lisa. Non piangere più. Piano. Piano. La gente non ti concederà una minaccia. Penso così. Di tutti i miei figli volevo che tu venissi qui con me, perché sei tu che io considero il più importante per il futuro della nostra gente. Non ragioni come gli altri uomini, tu sei prevedibile. E la rabbia è un dono. Quello che hai qui è un dono. Cosa state ricacciando in questi flashback? Che dolore!
Finalmente ho sta con una. La mette incinta subito subito pure lui, come se niente fosse. Ti sta piacere. Dai, povero Ivar. Ecco qua, ma che combina? Qualche macello sicuro. Beh, te l'aveva detto che se ne andava all'alba. Sto disperato. Cioè, ci sei stato solo una notte, sei disperato. Ma come? Che t'ha dato? Cosa t'ha dato? Ah, sei contento? Non ho capito se è triste perché se n'è andata oppure sta contento perché c'è stato. Boh. Vabbè. Che è una gara e canto The Voice. Stira Pirungneri. Guarda che non è una gara, o ben. Non è una gara però, state tipo morendo tutti. E voi fate le gare di canto qua. Di chi ha ragione. Ma che deve fare questo? Thank you.
vabbè. Scusa. Cattivo. La regina Ingrid ha detto che in tempi di pace non avremo altra scelta se non quella di scontrarci. Ed è vero. Non c'è dubbio che ora preferiamo negarlo, ma succederà. A meno che ci sia ancora qualcosa da fare. Insieme. C'è. Ed è questa. Ok. Spiegacelo. Nanta Tempest. Ale. Prego, Ragnar, baby. Ti supplico. Non mangia. Non può morire. Certo che può. No. È impossibile. Tu non sei un dio. Non puoi salvarlo. È solo colpa mia. Non dovevamo lasciare Kattegat. Perché stiamo morendo qui? In mezzo a nulla! In mezzo all'oceano! Non l'hai deciso tu! Gli dèi ci hanno portato qui e hanno deciso il nostro fatto! Purtroppo, Uwe ha perso la fede! Ormai non credo più! È così, Uwe! Uwe! Vabbè, però non è il momento di litigare, però! Amici miei, ho un'ottima notizia per voi. Beh, che razza di re sarei se non vi portassi delle ottime notizie? Re Bjorn credeva che Kattegat fosse solo un porto commerciale. Questo non è vero. Certamente è vero che noi siamo sempre stati commercianti, siamo andati in capo al mondo per commerciare con gli altri popoli e le altre culture. Ma queste terre scandinave sono troppo piccole e non abbiamo molto per fare. Tuttavia abbiamo razziato il lungo e il largo e abbiamo sempre avuto successo. Siamo ormai presenti in Inghilterra, in Irlanda, in Francia e perfino nella Russia. Noi abbiamo iniziato a mettere radici in tutti questi posti e il nostro potere è aumentato tanto quanto il regno si è espanso. Ma se non continuiamo a razziare, se non continuiamo a vincere battaglie, conquistando territori, perderemo presto tutto ciò che abbiamo conquistato. In Inghilterra abbiamo una colonia a York, in Mercia e nel Northumbria, e abbiamo ancora un insediamento in Wessex. Che è il nostro grazie a Uwe. Ma il Wessex è molto potente. È l'ultimo grande regno d'Inghilterra. Il re Alfred riceve omaggi da tutte le città sassoni. Se noi lo lasceremo da solo nel suo regno, allora lui finirà per distruggere le nostre colonie e riconquisterà tutti i feudi persi. Quindi che vuoi fare? Non possiamo permetterlo. Dicono che tutti i nostri grandi eroi sono morti. Forse per voi è così. Perché a quanto vedo, mentre i nostri fratelli combattono guerre oltre confine, voi invece conducete una vita tranquilla qui a Kattegat, godete dei frutti della terra, dimenticando chi siete, dimenticando di essere vichinghi.
i figli e le figlie degli dèi che bramano il Valhalla. È per questo che Ragnar Lothbrok è morto. Ha sacrificato la sua vita solo per regalarvi una vita facile e giorni tranquilli. Io c'ero quando mio padre è morto. Io l'ho visto rinchiuso in quella gabbia su una fossa di serpenti e ho sentito le sue ultime parole. Non voleva pietà. Era felice di morire. Rideva. Sapeva che presto avrebbe banchettato con gli dèi. Ma ha chiesto ai suoi figli e ha chiesto a voi, il suo popolo, di vendicarlo. Dalla sua morte, la peste cristiana si è diffusa nel mondo e ha infettato i nostri fratelli russi. E dite ancora di essere vichinghi! Comportatevi da vichinghi! Dimenticatevi della vostra comoda esistenza! Venite con me! Sconfiggiamo Re Alfred! Unitevi a me! Conquistiamo l'Inghilterra e i suoi tesori! No. Ricordatevi chi siete! Siete come gli dai e andate verso Valhalla! E vai, tutti contenti di morire. Voglio vedere che succede. Dunque, sex. Voglio veramente vedere cosa succede. Se lo spoiler che ho letto è vero. Perché veramente suppongo di sì. A questo punto, sì. Diciamo che sì, ma anche no. Nel senso che non sto vedendo chissà quante cose. È vero che ci sono stati alcuni colpi di scena, come ho già detto in precedenza, però davvero quella cosa succosa, tipo quell'ansia. Sì, va bene che tutto bello, quelle cose che sono successe sono veramente successe, quindi un po' ti colpiscono, no? Vediamo, do sempre una speranza alla prossima puntata, vediamo effettivamente se questo ritorno nel Wessex potrebbe risollevare un pochino gli animi, no? Però per adesso comunque mi sta piacendo, ovviamente non è a livello delle prime stagioni, quando c'era Ragnar, la Gerta e compagnia bella, però sì, dai, alla fine è ancora piuttosto godibile secondo me. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata. E ovviamente sempre ricordo di citare lo spoiler, cioè mettere spoiler grosso e poi magari scrivere ciò che volete dire, in modo tale da chi legge il commento prima di guardare il video sa che nel vostro commento c'è uno spoiler. E iscriviti al canale attivando la campanellina se non ancora l'avete fatto, e per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.